Sabrina, ciao Rolando, complimenti per il tuo gol. Ero presente allo stadio, al primo anello verde, ho esultato moltissimo, felicissima del tuo primo gol, sperando che sia anche il primo di una lunga serie qui all'Inter. Che emozioni hai provato dopo aver segnato? Poi aggiunge, spero che continui così a fare bene, magari segnare anche spesso per farci vincere. Fatti valere, dai sempre il meglio di te. Che emozione si prova a segnare il primo gol con questa maglia nel tuo stadio? Ha sido un gol diverso degli altri, perché dopo qualche tempo, perché l'ultimo gol lo aveva fatto quasi 2 anni fa, e dopo qualche tempo a Porto che non giocava non per mia qualità, ma per un'altra cosa che già è passato tranquillo. È stato a Napoli 5 mesi per ricominciare da zero, e dopo è arrivato all'Inter in una squadra importantissima, e fare un gol in qualche 2 o 3 secondi mi ha ricordato di tutto l'ultimo anno, perché è stato difficile, ma adesso sto giocando, ha fatto un gol e spero di far più, ma non tanto di più perché sono difensore, tranquillo. Ma adesso è stato bellissimo, un'emozione grandissima, perché un gol è sempre, anche se io sono difensore, ma un gol è sempre lo più importante nel calcio, sono le gol. Tra l'altro nelle immagini abbiamo visto sei corso subito ad abbracciare Ricky, no? Per ovviamente sì, perché e poi no, sono arrivati anche tutti i compagni. No, ti ricordi che cosa ti hanno detto in quell'istante? Perché no, tu parlavi. No, perché era tanti. No, mi ricordo che ha detto a Ricky, no, il pesce anglo gli ha fatto gol. Cucina ha messo 3 palle buonissime, io non ha fatto gol. Nel pesce che tu hai calciato male ha fatto gol. Continua a fare così, io faccio gol. Faccio 3 che non sono più quello dell'altro, alla fine tu è l'unico brutto. Sì, è vero, il più brutto. E ha fatto la magia del calcio, a volte succedono delle cose veramente inaspettate. Questo è una il calcio, per questo il calcio è diverso di tutti, perché lo episodio fa nel calcio diventare grandissimo. Perché... Che impressione ti ha fatto il capitano Zanetti? Lui è il capitano, è il capitano. È simpatico. E anche no, lui no, è grandissimo, anche è tranquillo, perché quando sono arrivato tutti quanti mi dicevano come giocare con questo, con quello. Ehi, Zanetti il capitano, che come. Ma è grandissimo, è una persona umile, tranquillo. No? Quando siamo insieme non ricordo che lui è Zanetti, è come un altro compagno, perché lui mi fa piacere essere qua insieme. Te lo aspettavi così simpatico? Perché lui ha sempre questa apparenza molto serio, sì, no? Che lui, fa un po'. Sì. Quando si guarda la partita lui è troppo serio, si guarda dopo si fa sempre lo primo impatto, si guarda sempre con un po' di rispetto come lui, ma dopo la prima, la seconda volta dopo tranquillo lui dopo tranquillo. Scopri che scherza sempre, quindi sì, tranquillo. Poi lui canta e tu balli, no? Possibile? Non tanto. No, scherzando. Non tanto. Come va col gruppo, con i compagni? No, benissimo. Tranquillo. Sì, tranquillo. Con chi tranquillo. Hai legato di più, immagino? Il Fred. Più, perché fra Freddy e Alvaro è diverso, perché abbiamo una bella storia a Porto, sono amici, è diverso. Ugo già l'ho conosciuto a Napoli, per questo è diverso. Anche lo brasiliano, perché parliamo la stessa lingua, e anche il suo compagno di stanza di Jonathan. Tu sei compagno, sì, di Jonathan, con Jonathan. Caspita, che per questo questo è veramente è più questa facile. Questa era un po' forte, questo era il titolo, il compagno di Jonathan. Russa Jonathan? No, non si dice. No, okay. No, lui è un bello compagno. È un bel compagno, no, benissimo, va bene, benissimo. Ti sei salvato. Lui secondo me però gioca, a lui piace di più giocare ai giochi di calcio più che allenatore. Ho sospetto, però insomma, gli esterni piace correre e tirare. Lo faresti giocare in una tua squadra, Jonathan? Sempre, no, perché lui è fortissimo. Adesso sta provando che lui è fortissimo, facendo una bella stagione. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...